Arte, sport, mitologia e storia, yoga e passeggiate romantiche. Dal 19 maggio al 10 giugno avrà luogo la seconda edizione di Un mare di opportunità, la rassegna del Comune di Napoli per dar risalto alla presenza e al valore del mare lungo tutta la costa cittadina. Noi puntiamo ad aumentare la fruibilità del mare, sia a mare che a terra, quindi a liberare porzioni di spiagge, a diversificare l'uso della spiaggia tutti i giorni dall'alba al tramonto, senza quindi nessun tipo di stagione, perché qua noi effettivamente abbiamo 2 mesi non balneabili e soprattutto a tutte le ore del giorno. Oltre a questo abbiamo voluto mettere fortemente l'accento su iniziative di gemellaggio, come ad esempio il gemellaggio tra Lido Monachelle di Pozzuoli e Spiaggia delle Monache di Napoli, per ribadire il concetto delle spiagge e del mare come bene comune primario. Da Bagnoli fino a San Giovanni, le iniziative consentiranno di scoprire da vicino la bellezza della costa e delle aree subacquee, come il parco sommerso della Gaiola, dove si possono ammirare alcune strutture di epoca romana. Abbiamo inteso coinvolgere la cittadinanza dal basso, tant'è che nell'iniziativa di San Giovanni, la passeggiata a mare, ci sarà la pesca ricreativa, le scuole con dimostrazione e avvicinamento al mare e allo sport, proprio per creare quella, come dire, rivoluzione dal basso, perché solo se ognuno di noi fa la sua parte, noi potremo riprendere anche il mare di San Giovanni. Tantissime iniziative in tutti i luoghi del mare della città, quindi da Bagnoli alla Gaiola, a Posillipo, a Lungomare, a San Giovanni, ma anche Pozzuoli, quindi diverse iniziative, tanti partecipanti, tante associazioni, tante istituzioni, comitati, un grande lavoro cittadino di una comunità che vuole sempre di più valorizzare il nostro mare. Mai come in questi anni si è fatto così tanto per il mare, quindi siamo davvero soddisfatti. Chiaramente c'è un grande lavoro da fare, però insomma il mare sta ritornando a essere un punto di riferimento come bene comune di tutti per la città di Napoli e lavoriamo perché possa essere sempre di più accessibile a tutti.